Bene, io volevo proprio in questa settimana, durante la preparazione del sermone, stavo proprio riflettendo sul fatto che ormai sono circa sette, quasi 8 anni che conosco il Signore e tante volte mi metto a riflettere, anche a pensare sui primi tempi, all'inizio, quando ho iniziato a frequentare la Chiesa, prima che conoscessi personalmente il Signore. E tante volte, questo proprio mi ricordo che spesso magari cominciavo a conoscere tanti credenti, cominciavo a conoscere uomini di Dio, servitori, e spesso ero, diciamo, quasi attratto a stare con loro, ero proprio portato ad osservare come loro si comportavano, ad ascoltare quello che dicevano, le loro parole, insomma, ero proprio interessato a comprendere le loro vite, a quali erano i loro progetti, le loro visioni, e come soprattutto ero interessato a vedere come il Signore si usava di loro. E tra questi, una volta proprio mi capitò di incontrare un credente, dopo erano tanti anni che non lo vedevo, e così ci siamo messi d'accordo, ho detto, buono, ci possiamo incontrare, possiamo stare un po' insieme, ricordare i vecchi tempi. E così una sera sono uscito con questo credente. Abbiamo cominciato a parlare del più e del meno, ricordare i vecchi tempi. E durante questi discorsi uscì fuori anche un po' della sua vita. E uscì fuori che lui frequentava da parecchio tempo, si frequentava con più di una ragazza. Poi man mano che si parlava cominciavo a capire che in pratica a lui gli piaceva veramente la bella vita, tra virgolette, se possiamo dire così. E addirittura lui, proprio quella sera, mi invitò anche ad uscire con lui, anche per condividere queste esperienze. Cioè, voi capite bene che di fronte a queste parole io, da non credente, ero proprio completamente spiazzato. Cioè, nonostante io lo conoscevo, ma questa sua vita mi ha veramente spiazzato. E come prima reazione che io ebbi proprio nel mio cuore fu proprio quella di dire dentro di me, io, se devo essere come questa persona, preferisco non essere credente. E così, prima di salutarlo, proprio per essere sicuro, perché magari ho detto forse mi ricordo male, gli chiesi ma se lui era veramente un credente. E lui con un sorriso sulle labbra mi rispose, certo, non c'è nessun problema, nella vita c'è il sacro, la domenica, e il profano, dal lunedì al sabato. Però, complimenti, devo dire che è proprio una bellissima vita. Ebbene, questa sera, proprio insieme, vedremo come l'Apostolo Giovanni identifica una persona di questo stampo. Vorrei così chiedervi di alzarvi in piedi e di aprire le vostre Bibbie, di leggere in Prima Giovanni, al capitolo 3, dal versetto 4 al versetto 10. Dice così: chiunque commette il peccato trasgredisce la legge, il peccato è la violazione della legge. Ma voi sapete che egli è stato manifestato per togliere i nostri peccati, e in lui non c'è peccato. Chiunque rimane in lui non persiste nel peccato. Chiunque persiste nel peccare non l'ha visto né conosciuto. Figliuoli, nessuno vi seduca. Chi pratica la giustizia è giusto come egli è giusto. Colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo, perché il diavolo pecca fin da principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui. E non può persistere nel peccato perché è nato da Dio. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. Ci possiamo accomodare? Beh, devo dire che, come sempre, è emozionante continuare a studiare questa lettera insieme con voi, a esplorarla, a investigare. È veramente emozionante. E veramente è emozionante vedere quali erano gli insegnamenti che l'Apostolo
proprio ha lasciato alla Chiesa di allora e anche a noi oggi. Come sappiamo, ci troviamo verso la fine della metà della seconda parte della lettera, e in quel periodo storico, come abbiamo già visto in precedenza, la Chiesa era circondata da tanti uomini falsi, da eresie, che non facevano altro che demolire quelli che erano i fondamenti della fede cristiana. L'aspetto che preme molto l'Apostolo, proprio leggendo la lettera, è proprio uno solo, quello di smascherare quelli che erano i falsi credenti, i falsi insegnanti. Questo era il suo obiettivo. Quelle persone che si dichiaravano di essere cristiani, quelle persone che dichiaravano di aver comunione con Dio, che dichiaravano di essere i suoi figli, ma nei fatti dimostravano tutt'altro. Ed ecco che a questo punto si rende necessario fare una vera e propria distinzione tra quelli che sono i figli di Dio e quelli che pensano di esserlo. Ma com'è possibile fare questa distinzione? Come facciamo noi a comprendere? Ebbene, la parola di Dio, in particolare questa lettera, ci dà tutti i parametri necessari per comprendere qual è la nostra reale posizione davanti a Dio. L'ultima volta abbiamo visto come test morale che contraddistingue il vero credente, ed era la santificazione, non so se vi ricordate. In pratica un vero figlio di Dio, vivendo nell'attesa del ritorno di Cristo, ricerca la santità, desidera la santità e si adopera per la santità. Ma questa sera vedremo come l'Apostolo, dopo aver focalizzato sul ritorno di Cristo, ora vuole spostare l'attenzione, proprio come ha detto Daniele, a spostare l'attenzione su quello che è stato lo scopo della prima venuta del Signore. E questo evidenzia il secondo test morale che vedremo questa sera, che è l'incompatibilità col peccato. Infatti nel brano possiamo notare che i veri credenti non persistono nel peccato per tre motivi fondamentali. Il primo motivo che troviamo nel brano, lo vediamo subito al versetto 4, è perché riconoscono la gravità del peccato. Infatti vediamo come l'Apostolo non lascia spazi a equivoci, inizia subito, direttamente, proprio come possiamo dire a gamba tesa, proprio rimanendo nel calcio, no? Proprio con l'intenzione di bloccare, nello stesso tempo anche di essere diretto, il più diretto possibile. Vuole proprio affermare senza ombra di dubbio una delle verità universali con le quali nessuno può sfuggire e non c'è nessuna eccezione. Stiamo proprio parlando dell'universalità del peccato. Di questo sta parlando qui l'Apostolo. Egli ribadisce non solo che nessuno può dire di essere senza peccato, ma soprattutto che non esistono elite di persone che possono dichiarare di essere estranei al peccato. Questo sta dicendo. E chiaramente lui si sta riferendo ai famosi dottori, ai famosi eretici che c'erano all'epoca. Ma questo vale anche per noi oggi. Vi ricordate, i falsi dottori all'epoca non riconoscevano la gravità del peccato, in quanto pensavano che il corpo, essendo già malvagio, pieno di peccato, cioè malvagio, quindi la carne era già qualcosa di negativo, e quindi potevano fare qualunque cosa, perché tanto non ci sarebbe stata nessuna ripercussione nello spirito. Quindi a questo punto loro si davano a qualunque tipo di dissolutezza. Tanto non davano nessun peso al peccato, addirittura sono arrivati al punto di negare anche l'esistenza stessa del peccato. E questo mi fa pensare a tante persone che noi conosciamo nella vita di tutti i giorni, che loro addirittura quando tu parli solo di peccato, loro dicono, cosa? Io? Peccato? Ma guarda che io sono una brava persona, non ho ucciso nessuno. Ed ecco che invece l'Apostolo fa una cosa necessaria, dichiara l'universalità del peccato. Infatti, vediamo al versetto 4, dice il peccato è la violazione della legge. Sappiamo che ci sono tante definizioni di peccato nella parola di Dio. Possiamo leggere in Romani 14:23, alla fine del versetto, dove dice tutto quello che non viene da fede è peccato. Oppure Giacomo 4:17, che dice chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Ma questo senza dubbio è la dichiarazione più chiara che noi abbiamo nella parola. È proprio questo versetto. E la parola stessa peccato nell'originale significa mancare il bersaglio oppure mancare lo scopo della nostra esistenza. Il peccato significa anche ingiustizia oppure significa anche allontanamento da ciò che è retto e giusto.
Quindi in questo verso comprendiamo come l'Apostolo identifica il peccato come l'attitudine alla trasgressione e soprattutto un profondo senso di ribellione. In pratica dipinge il peccato, l'Apostolo lo vuole proprio dipingere non come una debolezza umana o un'imperfezione, ma qui, noi lo veniamo proprio dal versetto 4, lui dipinge il peccato come qualcosa che ha una propria vita in sé, con la quale non fa altro che danneggiare quello che è l'essere umano, in modo proprio pesante. La sua stessa esistenza, la sua stessa essenza, scusate, è la violazione della legge. In pratica chi vive nel peccato vive come se non ci fosse la legge, come se non c'è nessuna legge da rispettare. Io posso fare ciò che voglio. Questa ribellione, capite, è proprio l'essenza, la natura del peccato. E di fronte a tutto questo l'Apostolo non fa altro che emergere quella che è invece la realtà del peccato e vuole proprio far rimarcare qual è la sua gravità. E spesso, tante volte noi quando ascoltiamo magari altre persone che parlano, oggi il peccato, a parte che si sente pochissimo dirlo, ma viene sempre più sottovalutato e si sente parlare invece di problemi della personalità, oppure persone che hanno disturbi caratteriali. Non c'è cosa più falsa. I veri credenti conoscono la vera natura del peccato e soprattutto le conseguenze che comporta nella vita delle persone. E come vediamo dal testo riconosciamo che la sua gravità, possiamo vedere che ha due aspetti fondamentali. Il primo aspetto è quello che trasgredisce la legge. Vedete, al versetto 4 proprio dice: chiunque commette il peccato trasgredisce la legge. E questo sappiamo che per un vero credente, una persona che ha accettato Cristo nella sua vita, non può fare altro che invece cominciare ad amare la legge. Quello che prima magari odiava, comincia ad amare la legge, comincia pian piano ad ubbidire la legge, comincia a rispettare la legge. E questo lo possiamo anche vedere nel Salmo 19, famoso Salmo, versetto 7-8, dove dice: la legge del Signore è perfetta, essa ristora l'anima. La testimonianza del Signore è veritiera, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore. Il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi. Vedete come, che trasformazione, da odiare la legge ad amare la legge. E da questo comprendiamo che un vero credente non si comporta come se non c'è legge, ma al contrario ne ha rispetto e ha un cuore rivolto proprio verso l'ubbidienza. È proprio qui che c'è la differenza, è proprio qui che si vede la differenza tra i falsi credenti che dichiarano di essere cristiani. Magari li vedi andare in giro anche con la Bibbia sotto il braccio, magari andranno tutte le domeniche in chiesa, pregano, ma poi se vai a vedere nella loro vita non c'è altro che oscurità. Totalmente avvolti, schiavi del peccato. Ma oltre a questo vediamo che i veri credenti riconoscono la gravità del peccato anche nel secondo aspetto, cioè che ha un'origine diabolica. Questo lo vediamo al versetto 8. E questo lo dice proprio l'Apostolo. L'origine del peccato è diabolica. Questo lo possiamo proprio vedere, come leggiamo al versetto 8. Dice: colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo. Perché il diavolo pecca fin da principio. Infatti, sappiamo che il diavolo è l'oppositore per eccellenza alla legge di Dio. Istiga la ribellione contro Dio, si oppone a Dio. Ma questo fin dal principio, come dice la parola. Da quando è iniziata la sua ribellione. Dall'inizio dei tempi. E con questo si riferisce proprio al momento in cui lui ci fu proprio la sua caduta. Il peccato per lui è la sua attività preferita, possiamo dire. E comprendiamo dal testo che non solo chi vive nel peccato è sotto il suo potere, come dice qui la parola, ma addirittura appartiene a lui. Questo lo possiamo dire proprio che l'Apostolo proprio c'ha una definizione e li chiama figli del diavolo. E questo lo possiamo dire anche in Efesini 2, versetto 2, dove dice: ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli. Vedete? Quindi questo è una cosa chiara per noi. Quindi dopo che abbiamo visto che i veri credenti non persistono nel peccato perché ne riconoscono la gravità, vediamo il secondo motivo. Il secondo motivo è perché riconoscono l'opera di Cristo, quello che abbiamo detto stasera, all'inizio della serata, riconoscono quello che il Signore ha fatto nelle loro vite.
E infatti lo vediamo qui al versetto 5, dove dice: ma voi sapete che egli è stato manifestato per togliere i nostri peccati, e in lui non c'è peccato. In pratica qui l'apostolo che cosa fa? Sta esortando, sta cercando di far ricordare, come è stato detto, che ogni giorno dobbiamo ricordare quello che Cristo ha fatto per noi. E qui l'apostolo questo sta facendo, sta ricordando alla sua chiesa l'opera di Cristo. L'apostolo, dopo aver affermato l'esistenza e la gravità del peccato, vuole portare proprio a riflettere la chiesa sull'importanza della venuta di Cristo. Riflettiamoci. Noi sappiamo benissimo che Gesù è venuto sulla terra non solo perché per pagare i nostri peccati e provvedere al perdono, ma anche per rimuovere completamente i nostri peccati. Da questo ne deduciamo che il vero credente non può vivere nel peccato, perché questo significherebbe come rinnegare la sua opera, significherebbe disprezzare la sua opera, significherebbe ignorare la sua opera. Cristo, morendo sulla croce, ha pagato tutto il prezzo, l'intero prezzo, e ha spezzato il dominio del peccato nella vita del credente, e ha fatto una cosa, lo ha reso libero, libero di dire no al peccato. Infatti in questo consiste la vera libertà, ci è stata restituita la libertà di scegliere tra il bene e il male, tra la giustizia e l'ingiustizia. Non possiamo far altro che dire che proprio noi siamo liberi in Cristo, non siamo più sotto il dominio del peccato, e da questo lo comprendiamo anche perché l'apostolo nel capitolo 2 versetto 1 dice: esorta i credenti, e dice: esorta a non peccare. E tante volte uno dirà: ma com'è possibile che ci sta dicendo non peccate? Non è qualcosa di impossibile. Se l'apostolo ce l'ha detto, non è qualcosa di impossibile. Se tu hai veramente accettato Cristo nella tua vita, hai ricevuto la capacità di calpestare il peccato, di dire no al peccato, hai ricevuto questa capacità, questa libertà. E infatti Romani 6,14 dice: infatti il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete più sotto la legge, ma sotto la grazia. Ecco perché il vero credente è vittorioso sul peccato. Non dobbiamo mai dimenticarlo, siamo più che vincitori in Cristo. Ma ancora, continuando lungo il brano, vediamo che i veri credenti riconoscono l'opera di Cristo sotto quattro aspetti. Il primo aspetto, vediamo al versetto 5, la seconda parte, perché il primo aspetto è questo, proprio che i veri credenti sono stati purificati da Lui. E proprio qui l'apostolo lo sottolinea al versetto 5 e dice: proprio è stato per togliere i nostri peccati, in Lui non c'è peccato. Lui è stato l'unico uomo sulla terra a non avere peccato. Altro che i falsi insegnanti, i quali pensavano di arrivare al punto di dire: io non ho peccato. Altro. Qui dice chiaramente che solo in Lui non c'era peccato. L'assenza del peccato non è una realtà che gli apparteneva solo ai giorni vissuti sulla terra, quando è stato sulla terra, o è una condizione in cui è tuttora in cielo, ma fa parte proprio della sua stessa natura, quello di essere senza peccato. Infatti in 2 Corinzi 5,21 dice: colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Da questo comprendiamo l'importanza di questa affermazione, di dire: in Lui non c'è peccato. Ma questo, nello stesso tempo, lui aveva un altro obiettivo, l'apostolo. Voleva ancora affermare che il Signore era venuto e che Lui si era incarnato ed era vero Dio e vero uomo, con un corpo fisico in grado di morire sulla croce per diventare il sacrificio gradito a Dio. E sai perché era gradito? Perché in Lui non c'era peccato, non c'è peccato. Ancora, secondo aspetto, i credenti riconoscono l'opera di Cristo non solo perché sono stati purificati da Lui, ma anche perché rimangono in Lui. Vediamo al versetto 6, che dice: chiunque rimane in Lui non persiste nel peccare. Chiunque persiste nel peccare non l'ha visto né conosciuto. Quindi, ancora una volta, l'apostolo rimarca che i veri credenti rimangono in Lui, dimorano in Lui. E da questo si ha come conseguenza diretta che non è possibile vivere nel peccato. Qui l'apostolo è chiaro: non è possibile persistere nel peccato e avere comunione con Dio. Persistere nel peccato si intende avere uno stile di vita di peccato, praticare il peccato. E questa frase nell'originale
proprio persistere nel peccato, nell'originale indica un carattere stabile nel peccato. Sapete, questa espressione viene utilizzata anche per descrivere, sapete chi? Il diavolo. È un'espressione usata per descrivere lui, un carattere stabile nel peccato. È come dice la parola, che pecca fin dal principio, capite? Tale padre, tale figlio. In pratica Giovanni con questo verso vuole proprio essere il più chiaro possibile. Se una persona che si professa cristiana non esercita alcuna repressione su quelle che sono le sue abitudini peccaminose, se non ha nessuna intenzione di combattere contro le proprie abitudini peccaminose e continua a vivere nel peccato, vuol dire in realtà che non sei stato mai salvato. È chiaro, lo dice la parola. Non puoi pensare o illuderti di essere cristiano e nello stesso tempo di fare quello che vuoi e vivere come se Dio non ci fosse. Continuare a fare la stessa vita di prima. Però io la domenica vado in chiesa, prego. E poi dal lunedì al sabato? Pazienza. Vuoi sapere una cosa? Hai solo cambiato religione. Sei ancora schiavo del peccato. Infatti qui è scritto che chi persiste nel peccato non l'ha né visto né conosciuto. In pratica non fai altro che mostrare solo una bella etichetta con scritto cristiano. Ma nei fatti, nella sostanza, non hai mai conosciuto Cristo, non l'hai mai visto con gli occhi della fede, mai. Ancora, i credenti riconoscono l'opera di Cristo perché sono stati, abbiamo detto, purificati da Lui, rimangono in Lui, e vediamo il terzo aspetto, imitano Lui. E vediamo il versetto 7, dove dice, figliuoli, nessuno vi seduca, chi pratica la giustizia è giusto come Egli è giusto. I veri credenti vogliono imitare il loro maestro. E qui c'è proprio all'inizio, vedete, c'è proprio quasi un ammonimento da parte dell'Apostolo, quasi in modo tenero si rivolge e dice, riusa questa parola, figliuoli. È un motivo, proprio, è questo modo così tenero di andare verso le persone, proprio perché era motivato dal pericolo che c'era nella Chiesa. E infatti lui dice, nessuno vi seduchi, nessuno vi seduca. E questo ci fa ancora comprendere il pericolo che c'era e che c'è ancora oggi. Parliamo di falsi dottori, di falsi insegnanti che non solo cercano di sviare la Chiesa da quelli che sono i principi dottrinali, ma soprattutto vuole proprio portare via, allontanare da quelli che sono gli elementi morali giusti. Vuole proprio sviare da quello che sono gli aspetti morali sani. E infatti questi falsi insegnanti dichiaravano di essere giusti a parole, ma la pratica lasciava molto a desiderare. Una bella differenza, dico. E tante volte sentiamo dire l'abito non fa. È una triste realtà. Se professi di essere credente, allora veramente preoccupiamoci di esaminare bene la nostra vita davanti al Signore. Com'è la tua vita? Stai praticando la giustizia? E chiaramente qui non parliamo di perfezione, lo ripeto, ma di avere uno stile di vita in ubbidienza al Signore, di rettitudine. Combatti le tue abitudini peccaminose? O lasci perdere? Addirittura non ti sei neanche posto il problema? Non lo so. Sono solo supposizioni. Ma andiamo avanti. Vediamo che ancora i veri credenti riconoscono l'opera di Cristo perché sono, abbiamo detto, sono stati purificati da Lui, rimangono in Lui, imitano Lui e il quarto aspetto, ha vinto Lui. L'abbiamo cantato, ha vinto Lui. Come abbiamo già detto, noi siamo vincitori in Cristo, non dobbiamo mai dimenticarlo. Infatti, qui lo vediamo proprio nel testo, perché versetto 8 dice, la seconda parte dice, perché il diavolo pecca fin dal principio, per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo, capite? Qui le opere del diavolo si sta riferendo a tutte le attività del nemico. Cioè, facciamo degli esempi, istigare al peccato, alla ribellione, tentare i credenti, ispirare ideologie o false religioni, persecuzioni, accusare i credenti e tanto, tanto ancora.
Ma sapete una cosa? Cristo è venuto nel mondo e ha neutralizzato ogni opera del nemico. Questo è il senso della parola distruggere nell'originale. Infatti sappiamo che le opere del nemico non sono state distrutte in senso assoluto, in quanto lui ancora è all'opera, ma qui proprio la parola significa neutralizzare, renderli innocui. Certo, lui continuerà, ma non potrà mai sconfiggere definitivamente i santi. Infatti Colossesi 1,13 dice: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Sai, c'è una bella differenza tra un vero credente che lotta contro il peccato e cresce col tempo ad avere sempre più vittoria, un passo per volta, è una persona che invece pensa di essere credente e vive costantemente nel peccato. C'è una bella differenza. Vedi, crescere nella santificazione dimostra la nostra reale vittoria e libertà in Cristo. Quindi, dopo che abbiamo visto che questi aspetti, che i veri credenti non persistono nel peccato perché ne riconoscono, abbiamo detto, la gravità, perché riconoscono l'opera di Cristo, vediamo il terzo e ultimo motivo, perché hanno ricevuto la nuova natura. Questo è il terzo motivo. Questo vediamo al versetto 9, dove l'Apostolo vuole sottolineare il ruolo fondamentale dello Spirito Santo. Sappiamo che lo Spirito Santo è presente solo nei veri credenti, ricevendo il principio della sua vita. In pratica si diventa nuove creature in possesso di una nuova natura. Questo lo vediamo anche in 2 Corinzi 5,17, che dice: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono? Ecco, sono diventate? Amen. E proprio su questa base l'autore fa due affermazioni proprio vigorose, con forza. Afferma che non solo i veri credenti non persistono nel peccato, ma che non possono, vedete? Non possono persistere nel peccato. Cioè dice, è impossibile. Sì, è vero, potrai cadere nel peccato, ma non è il tuo stile di vita. Non puoi persistere se sei una nuova creatura in Cristo. È come cercare di unire l'acqua con l'olio. Avete mai provato a mettere un po' d'olio in acqua? Voi potete miscelare, ma se voi lasciate il bicchiere un paio di secondi, un paio di minuti, cosa succede? Perché hanno una natura diversa. Puoi fare di tutto, puoi agitare quanto vuoi, ma loro ritorneranno sempre al loro posto. Magari per un breve periodo saranno insieme, ma poi torneranno a essere separati l'uno dall'altro. E così è per il credente, per il vero credente, è il peccato. Non è possibile persistere nel peccato. Infatti abbiamo detto che abbiamo ricevuto una nuova natura che ha due aspetti. Il primo aspetto lo vediamo al versetto 9, all'inizio. Il versetto 9 dice: chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere il peccato. Perché? Perché il seme divino rimane in lui. Cioè, in pratica, una volta che si è accettati veramente il Signore, si entra a far parte della sua famiglia e si comincia a manifestare un carattere santo, frutto dell'azione dello Spirito Santo. L'Apostolo usa questa immagine proprio del seme, proprio perché vuole illustrare il principio della vita in Dio, che si riceve proprio nel momento in cui si nasce di nuovo. Questo lo possiamo vedere come in 1 Pietro 1,23, che dice: perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Cioè, capite, qui ci troviamo di fronte a una trasformazione intima, profonda, radicale, la nuova nascita. E la cosa sorprendente, come potete vedere dal passo, che la caratteristica di questo seme, qual è? Quello di rimanere in lui. Cioè, in pratica, la nuova natura ricevuta, la nuova nascita, qua sta dicendo l'Apostolo, è permanente, è irreversibile, una volta nati di nuovo, non si può tornare indietro. E questa è una chiara risposta a tutti quelli che pensano che la salvezza si può perdere. Assolutamente no. Il seme divino rimane. Stiamo attenti a non cadere in queste false dottrine. Certo, anche il credente, ho già detto, il credente pecca, ma grazie al seme divino. Che seme divino cosa fa? Esercita proprio una forte pressione verso quello che è la santità. Cioè, probabilmente si ha proprio come la capacità interiore di controllo che ci preserva del fare il peccato un'abitudine.
Ancora, secondo aspetto, della nostra nuova natura. La nostra nuova natura che abbiamo ricevuto ci permette di distinguerci. E lo vediamo al versetto 10. Infatti dice: in questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio. Come possiamo vedere, nell'ultimo verso ci troviamo, per così dire, al versetto che riassume tutto quello che abbiamo detto questa sera. L'Apostolo, dopo che ha sviscerato l'intero tema in questi versi, ci ha fatto notare anche che, se vi ricordate, ancora non è, come abbiamo detto l'ultima volta, non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Vi ricordate? Però adesso, questa sera, sta dicendo: ma è stato, ma è già manifesto ciò che siamo. Non è stato ancora manifestato ciò che saremo, ma è manifesto ciò che siamo. E qui dice: siamo figli di Dio o figli del diavolo? Sapete, con questa affermazione comprendiamo che ci sono nel mondo solo due gruppi. Non ci sono altre possibilità, non ci sono altre vie di mezzo. O appartieni a Dio o appartieni a Satana. O sei nella luce o sei nelle tenebre. O sei legato o sei libero in Cristo. E tu, questa sera, da che parte stai? Da che parte? Questa sera, dopo che abbiamo letto la sua parola, abbiamo compreso chiaramente che il vero credente non può persistere nel peccato, perché ha riconosciuto la gravità del peccato, perché ha riconosciuto l'opera di Cristo e perché ha ricevuto la nuova natura. Se anche tu questa sera vuoi sperimentare questa libertà in Cristo, fai l'unica cosa che è giusta nella tua vita: vai da Lui, vai a Cristo. Preghiamo. Signore, ti vogliamo ringraziare, dare gloria al tuo nome, Padre, perché questo è quello che abbiamo nel cuore, quello di innalzarti, Padre, glorificarti, perché tu, Padre, ti sei manifestato, sei venuto su questa terra, hai sofferto per noi, sei morto per noi e ci hai dato quella libertà, Signore, quella gioia di appartenerti, di essere chiamati figli di Dio. E di sapere che un giorno saremo con te. Padre, ti voglio pregare anche per i cuori che ancora non hanno fatto questo passo, che tu possa operare attraverso il tuo spirito nei loro cuori, e che si possano arrendere a te, Padre, e accettarti come Signore e Salvatore della loro vita. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.